con la Gazzetta della Spezia, una sala multimediale del Comune della Spezia, in occasione della presentazione della Cena in Bianco di quest'anno. Cominciamo dall'assessore Brogi, che ha presentato insieme alle associazioni di Europa Park questo evento di quest'anno. Un evento importante, comincia l'estate spezzina, diciamo. Sì, niente, l'amministrazione ha confermato appunto la volontà di portare avanti nel tempo, grazie al bando del centramento, questo tipo di attività. La Cena in Bianco appunto quest'anno verrà svolta in Piazza Verdi, si prevede un grosso afflusso di persone, sarà per il territorio, per il commercio e anche per il decentramento stesso un motivo di vivere alcune piazze nuove o vecchie dimenticate, che vivono generalmente poche. In questo caso appunto Piazza Verdi sarà lo scenario dove si incontreranno più di 500 persone per celebrare questo evento particolare e ben visto da tutti, che girerà sicuramente sui social e sarà motivo di promozione. Una Piazza Verdi che per la prima volta viene usata per la Cena in Bianco, c'è anche una ragione particolare, diciamo specifica, legata proprio al commercio? Sì, è voluto, è il fatto che una piazza che ha sofferto tanto in questi ultimi anni, causa il cantiere quasi infinito, è una piazza che ha bisogno di essere riscoperta anche sotto questo profilo, è una piazza che può essere promotrice di ulteriori ed incentivo alle attività commerciali che ci sono vicine. E grazie a questa cena sicuramente ci sarà appunto un miglioramento per tutti i commercianti della zona e per i cittadini stessi. Grazie assessore, passiamo alla rappresentante del consorzio. Buongiorno a tutti, sono Claudia Cerretti, sono presidente facente funzioni del comitato Spezia Vive il Centro, e anche quest'anno il comitato appunto organizza questo evento. Il comitato Vive il Centro è un comitato formato da commercianti e artigiani del centro città, e lo scopo di questa manifestazione è proprio quello di dare immagine alla città, di creare dei momenti proprio di aggregazione, di convivialità, di far riscoprire quanto può essere veramente bella la nostra città.